Una mappa globale, una mappa delle culture umane formata da tessere di 10 cm per 12 che ha trovato casa nelle antiche carceri asburgiche accanto all'ex tribunale di Treviso, restaurate dall'architetto Tobia Scarpa per conto di Fondazione Benetton. Le sbarre, i chiavistelli, le celle, luoghi di chiusura, di sofferenza che diventano laboratorio di conoscenza e accolgono i colori e le ispirazioni di Imago Mundi, progetto fortemente voluto da Luciano Benetton. 25.000 artisti provenienti da 150 paesi e fino al 20 maggio anche le opere di Sahara, quel che è scritto, rimarrà. Esposizione di apertura delle gallerie dedicata al popolo nomade dei Tuareg. L'inizio è stato quello di metterlo in sicurezza, no? Perché era inutilizzabile, abbandonato da più di 60 anni, era decadente, avrebbero fatto la fine dei vecchi carceri che si vedono a Venezia, anche che diventano non utilizzati. Non facile interpretare questo restauro. Trovare il filo di Arianna è quello, cioè cosa dobbiamo fare, come dobbiamo farlo. Abbiamo fatto questo esperimento, da questo persone di qualità stanno elaborando ciò che è il significato che emerge, trovare per il futuro di rendere questo posto un posto vivo, utile, necessario, soprattutto necessario.